Eh sì, ora è arrivata la partita, mancano 180 minuti, la prossima è uno scontro diretto dove noi cercheremo di giocarcela con tutte le nostre forze e di uscire dal campo senza nessun rammarico e cercheremo a fine partita di poter festeggiare e sperare ancora nel sogno che stiamo vivendo a due partite dalla fine. No, ma io ti ringrazio, però per me non esistono i singoli, per me esiste un gruppo, perché col gruppo si va avanti. Questo è un gruppo, non intendo solo gli 11 che vanno in campo, ma i 25 che siamo tutti, perché allenarti sempre al massimo te lo dà la possibilità quella di chi sta fuori che si allena sempre al massimo. Chiunque gioca, gioca sempre alla grande e quella è stata la nostra forza. Questa è stata un'annata positiva per tutti, per la società, per la squadra, per il mister, per noi giocatori, perché abbiamo fatto dei punti importanti. Ci stiamo giocando un sogno molto, molto bello che penso che chiunque all'inizio sentì, leggevo delle cose che dicevano che questa squadra farà fatica a salvarsi, invece il campo è sempre quello che dimostra, le chiacchiere purtroppo ne possiamo fare, dai, posso dire faccio 50 gol, però le devo fare sul campo, non quello che parla, quel rettangolo verde. Siamo stati bravi, fortunati, ma già dal ritiro si vedeva che questo era un gruppo eccezionale che lavorava al massimo. E ora ci godiamo queste ultime due partite e abbiamo ancora quel sogno acceso e speriamo di raggiungerlo. Sì, ma sicuramente è un'emozione per tutti. Io anno dopo anno, ogni volta che vai là, ti emozioni perché è una tragedia. Io non l'ho vissuta perché erano gli anni passati, però sentendo da tantissime persone, era una squadra che batteva tutti, quindi l'emozione c'è sempre per una tragedia del genere. Dei nostri colleghi che sono morti in quel modo è una cosa molto triste, però noi andiamo lì stasera per onorarli e, come ogni anno, e cercheremo di portare il nostro